Ciao, bentornati nel mio garage. Come ogni volta che fa brutto tempo, purtroppo questo inizio di ottobre è stato veramente brutto per la moto, eccoci in garage dove abbiamo passato tanto tempo, scusa il rimbombo ma è l'unico modo, e oggi finalmente vado a montare le nuove Pirelli Scorpion EMTB S sulla mia Stylus e con l'occasione le trasformo con le valvoline e con il liquidino le trasformo tubeless. Dai! Non l'ho mai fatto, è la prima volta della mia vita e quindi vediamo che casino viene fuori. Dai, andiamo a cambiare le gomme. Prima cosa, andiamo a tirare via la gomma davanti, che è la più comoda. Hop. Slitto il perno. Perno. E ruota. Che gomma ho su e che gomma vado a montare? Allora, questa bici è un entry level, quindi non monta gomme super performanti. Ho le Smart Sam di Schwalbe, che finché fai fuoristrada tranquillo vanno bene. Appena vai su un po' di pietraio, un po' di fuoristrada un po' più impegnativo, tipo in pista, siamo andati qua a Molveno a fare qualche discesa, in bike park vanno totalmente in crisi. Ho preso dagli amici di Nikomoto queste che sono le nuovissime Pirelli Scorpion specifiche per le EMTB, quindi sono un 2,6 pollici, esistono solo in questa misura, 27,5 come la mia bici, e dovrebbero essere quelle più indicate all'enduro barra all mountain, discesa eccetera. Compound S, cioè quello per terreni, loro dicono morbidi, però sono quelle col tassello più accentuato. Vediamo un po' com'è e quanto sarà dura da tallonare una gomma tubeless di questo tipo. Prima cosa vado a tirarle fuori così intanto prendono una forma e dopo andiamo a smontare quella che ho. Guardate che bel pattern. Si vede che riprende molto quello che è l'esperienza di Pirelli nella gamma fuoristrada da moto. A parte la scritta che vogliamo parlarne, Pirelli, Scorpion, però si vede proprio che il tassello è bello aggressivo, sicuramente molto di più di quelle che montavo in precedenza. Molto molto più aggressivo. Oltre a questo cosa vado a mettere? Vado a mettere il silicone e le valvoline. Le valvoline tubeless, perché vedete subito, si smontano per poter montare, inserire il liquido una volta montato la gomma. E il liquidino cos'è? Praticamente è quello che noi nella moto chiamiamo gonfia riparo, ovvero è un liquidino che è liquido, che gira all'interno della gomma, ci sta dentro più o meno nella mountain bike un 100 ml e serve perché se c'è un foro, un microforo, lui va a tappare e va a, insomma, fuoriesce da questo buchino e va a tappare il buco, quindi in teoria si dovrebbero scongiurare il 90% delle forature. Comunque sarebbe meglio portarsi dietro la camera d'aria e io me la porterò sempre. In caso che si fori magari la gomma, nessun problema, cioè se si fori un buco grosso un problema, nessun problema, si tira giù il copertone e si montano le camere d'aria e si prosegue il giro. Vado a tirare fuori anche l'altra e vediamo di smontare la gomma. Bella questa ripresa dall'alto, vero? Prima cosa vado a sgonfiare quello che è la mia camera d'aria. Se vedete che la gomma è sporca è perché siamo andati in ultima uscita a fare un po' di passi e questo è letame e io non uso i guanti. Vado a sgonfiare del tutto la mia camera d'aria. Ok, è sgonfia. Ora dobbiamo stallonare, vedete che è ancora legato, quindi dobbiamo stallonarlo dalla gomma, dalla parte opposta magari della valvola. Vediamo se riusciamo a farlo a mano. Scusate il metodo poco professionale con il piede, ma era sicuramente più veloce. Ok, si è stallonato. Ok, si è stallonato tutto. Dalla parte opposta della valvola vado a tirare fuori il copertone con le mie leve di plastica della Decathlon. Ah, ce l'ho fatta.
queste gomme da mountain bike non sono per nulla facili da stallonare. Sono abbastanza toste come carcasse, l'aggancio al cerchio è veramente ottimo, l'altronde deve resistere a impatti importanti. Vado a tirar fuori la mia cavra d'aria, oppa, svito la ghiera sulla valvola, la spingo dentro ed ecco qua la mia camera d'aria. Via, tu non mi servi più. Molto bene, adesso dobbiamo stallonarlo anche dall'altra parte e tirare via il cerchio, il copertone. Hola, mio amico. Abbiamo tirato via, come vedete il cerchio è già tubeless ready perché all'interno ha tutto il giro di nastro per evitare che entri aria da quello che è i nipli, tranne ovviamente dove c'è la nostra valvola. Questa è la differenza tra i due copertoni, ma soprattutto la spalla qui è inesistente, guardate che roba, mentre da questa è bella, molto più consistente, vedete che non si piega, quindi questo da tallonare sarà ancora peggio. Questa è la nostra valvola, quella tubeless, praticamente ha, fin qua è una classica valvola, ok? Valvolina semplicissima della bici, ma l'ultima parte si svita, si apre per fare in modo che il buco sia molto più grosso e si riesca a caricare il liquido direttamente da qua senza tappare quello che è la valvola. Adesso la vado a chiudere, ok, vado a mettere la valvola qua all'interno, vedete che ha anche il gommino per evitare che perda aria, e vado a mettere la mia ghiera. Queste valvole qua non hanno l'OR, non so come mai, ma glielo andrò, l'OR esterno, ma glielo andrò a mettere appena potrò. Ora abbiamo il nostro cerchio, prendiamo la nostra ruota, andiamo a tallonare ovviamente prima tutto un lato e dopo ragioniamo sul da farsi. Eh sì, qua la spalla è un'altra cosa, Qua la spalla è proprio un'altra cosa. Tac. Ok. Io lo so che i più bravi tallonano senza l'uso dell'attrezzo, ma io mi sono fatto aiutare perché sennò non ce la facevo. Ora, la valvola è qua, spingo bene il copertone abbattuto dall'altra, vado a tallonare solamente dalla parte opposta alla valvola, vado a tallonarlo tutto fino a tre quarti e lascio l'ultima parte per ultima dove mettiamo dentro il liquidino. Da questa parte andiamo a mettere più o meno 100 ml di lui. Silicone. Siete pronti? Perché adesso come minimo ci smerdiamo totalmente, quindi. Ancora un po'. Cento. E la bottiglietta è graduata, quindi è facile. Ho smerdato dappertutto, ovviamente, ma non mi interessa. Adesso giro delicatamente per fare in modo che il liquido vada dalla parte che ho già chiuso. Ok. E bestemmio un po' per tallonarla e poi la gonfiamo. Quindi adesso mi alzo e vediamo un po' come fare a tallonarla. Quindi lì c'è dentro il liquido. Facile del previsto, l'abbiamo tallonata. Adesso con il compressore togliamo via la parte più stretta della valvola, quindi tiriamo via la parte che vi ho fatto vedere prima, quindi lasciamo il buco grosso, ok? No, e pompiamo un bel po' di pressione così che la gomma talloni come quella della macchina. Dovremo sentire toc toc toc, ok? We'll be right back.
insomma, aderire per bene. Ora occhio, controllo che tutto il bordo sia bene bene tallonato. Di qua sì. E di qua anche. Ora non mi resta che mettere la, sgonfiarla di nuovo, mettere la valvolina, gonfiarla. Chiudo la valvolina col suo attrezzino. La faccio girare per bene così che il liquido vada un po' in tutti i punti. Ok, gli do una gonfiata alla pressione desiderata e poi verifico che non ci siano perdite di liquido, quindi all'interno tra il cerchio e il copertone vedo se non ci sono perdite bianche, lo vedete perché ovviamente vedete il liquidino che esce. Controlliamo, ma è tutto a posto, non vedo perdite di liquido, quindi in teoria è ok. Tra l'altro bellissimo il disegno, super aggressivo e super tacchettato, un'altra cosa rispetto a quelle di prima, ma soprattutto come spalla è un'altra cosa, la spalla un'altra cosa. Là, finito. Prima di stingerlo do un po' di pompate davanti così che si assesti la pastiglia e il disco. Poi vado a fissarla. Ok. È super aggressiva con le scritte Pirelli e i tacchetti aggressivi. Wow. Quindi una l'abbiamo fatta. Adesso vado in time lapse, quindi tu non ti faccio perdere tempo. Vado a montare quella dietro. E poi andiamo a provarla un pochino se il tempo ce lo concede qui vicino a casa, dai. Non vedo l'ora. Facilissimo in confronto a quello da moto, cioè per uno che ha un minimo di manualità come me, che ha un minimo di manualità nelle moto, fare sti lavori qua è veramente veramente semplicissimo. È super aggressiva, super tacchettata e adesso c'è ancora un minimo di luce, non qui ma... Ok, c'è un minimo di luce ancora fuori, quindi andiamo subito a provarla che non vedo l'ora. Devo anche cambiare le pastiglie perché le ho finite, ma va bene. Dai, andiamo a divertirci.
Questo video giunge al termine. Allora, gomme, a parte che io in bici non sono capace di andare, vanno molto bene. Oggi l'asfalto, il terreno è un po' umido, appena finito di piovere, ma il grip in frenata e il grip così che si sente anche pedalando è notevolmente superiore alle Smart Sam di serie, che fanno assolutamente cagare. Sul sasso smosso, quelle che avevo prima non avevano trazione, invece queste riprende, si arrampica veramente bene senza slittare niente. Ora non resta che provarle un po' più approfonditamente. Le altre mi sono durate più o meno 850 km, cioè ce n'erano ancora ma le ho tolte. Queste speriamo di farne almeno un migliaio, vediamo come si comportano. Non sono il migliore per recensirti gomme, ma vediamo un po' com'è. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e noi ci rivediamo qua per un altro video, magari di moto, dai, perché ormai la stagione della bici è finita, quindi torneremo in moto, vabbè che anche quella delle moto è finita. Vabbè dai, che arrivano tutte le novità adesso, dai. Ci vediamo, ciao ragazzi!